Quando consegni un forno, sì, tu fai la formazione all'operatore cos'è il forno? Sì, facciamo la formazione in due modi. La prima formazione è una spiegazione normalmente che si esegue su due turni per gli operatori e anche per i manutentori. Ah, quindi sono una per gli operatori e una per i manutentori? Sì, perché sono spiegazioni diverse. Per gli operatori abbiamo la spiegazione di uso normale del forno, inteso come poterlo utilizzare guardando il supervisore. Normalmente tutti i forni adesso vengono fatti col PC, col supervisore touch, oppure con dei pannellini, non ci sono più i termoregolatori, a parte i fornetti piccoli, ma normalmente vengono utilizzati i supervisori perché hanno notevoli vantaggi sulla diagnostica rispetto ai forni tradizionali. Per cui agli operatori gli facciamo il corso sull'uso del supervisore e di come devono usare il forno. Invece ai manutentori dobbiamo, oltre a spiegare quello che abbiamo spiegato agli operatori, dobbiamo spiegare anche come far manutenzione al forno con allegato una tabella periodica degli interventi. Quindi infatti vi spiegate anche la periodicità di cosa sistemare quando? Sì. E tra l'altro la periodicità è abbastanza un casino, nel senso richiede molto tempo a stilarla, perché dobbiamo ovviamente capire quanto il forno viene usato e soprattutto andare a verificare tutti i datasheet dei componenti per capire quanti cicli hanno, e in funzione dell'utilizzo del forno sappiamo quanto deve fare manutenzione. Ma voi fate tutti i forni uguali? No, non tutti i forni uguali. Saranno tutti uguali, ma tutti diversi. In realtà noi seguiamo due settori, seguiamo sia l'acciaio che l'alluminio, quindi sono forni di fusione e trattamento. Okay. Indicativamente, da linea di principio, sono tutti uguali, però in fase della modalità di utilizzo, queste, sia i componenti, sia la tipologia di forno cambia. Okay. Quindi il corso che fate i manutentori per i forni d'alluminio sarà diverso dal corso che fate da altri manutentori, giusto? Quindi ogni forno avrà il suo corso. Assolutamente sì, anche perché va in funzione della tecnologia che viene installata. Quindi non gli mandi le slide e basta ai manutentori. Assolutamente. Ma non passi e gli fai fare la firma, dai, firma che hai capito, vero? No, assolutamente no. Noi proprio per salvaguardare noi e salvaguardare soprattutto il cliente, abbiamo adottato una strategia ormai da 3-4 anni, che è quella di fare un esame. Addirittura? Sì. Abbiamo visto che i nostri clienti sono molto contenti di questo. E questo esame, con rilascio del diploma. Il diplomino che si passa. Facciamo il diplomino. Sì, è una sciccheria che col nome dell'operatore, che se lo tiene l'operatore è contento, però è un esame sulla base di una decina o una ventina di punti in funzione della tipologia di forno, dove l'operatore, dopo aver fatto il corso di uso, deve rispondere a queste domande. L'esaminatore, se vede che queste domande sono risposte corrette, gli firma e gli dà il diploma e quindi dà l'abilitazione all'uso del forno. Ah, quindi se tu non passi l'esame il forno non può essere attivato? Il forno può essere attivato, ma non da quell'operatore. Cioè, se nessun operatore ha fatto la formazione, ha passato l'esame e il diplomino, il forno deve aspettare? Il forno deve aspettare, per forza. Per forza, perché noi ci siamo accorti che col passare degli anni ci sono due la cosa si può vedere in due maniere. C'è un problema di informazione e di trasferimento di informazioni tra noi e gli operatori. No, davvero? Sì. Perché voi non avete il problema che il manuale viene messo nell'armadio e non legge mai nessuno, vero? No, non abbiamo. Diciamo che questo problema qua è che a volte non viene messo neanche nell'armadio. E a volte dobbiamo spedire 3-4 volte le documentazioni perché se le perdono. Però a prescindere da questo, noi abbiamo visto che gli operatori non capiscono quello che noi gli spieghiamo. Allora ci siamo detti, ma un problema è nostro che parliamo una lingua diversa, o è loro che non capiscono
è quello che non gli spieghiamo. E allora abbiamo cercato di fare questi corsi proprio in linguaggio base, linguaggio base, non parlare in maniera tecnica, per far sì che gli operatori capiscono come utilizzare il forno. E per far sì che noi abbiamo capito che loro abbiano, gli abbiamo trasferito le informazioni giuste, allora gli facciamo il test. Ah, perfetto. Una volta fatto il test e risposto correttamente, loro sono abilitati all'uso ed è un diploma con un documento, molto importante anche per il cliente, perché il cliente, l'amministratore delegato o il proprietario ha un'evidenza oggettiva che ha fatto la formazione specifica, che ha fatto la formazione e soprattutto che l'hanno capita. Esatto. Questo sia per gli operatori che per i manutentori, perché noi facciamo il doppio corso. E il corso per il manutentore è diverso dall'operatore. Questo è un esempio positivo che si può fare. Sai perché ti dico come fai? Fa la formazione su qualsiasi macchina. Loro lo fanno. Sì, sì. Siamo sostanzialmente obbligati, perché le macchine, costruendo anche macchine ad hoc, i forni per l'acciaio sono completamente diversi dall'alluminio, e anche per l'alluminio c'è quello da fusione, c'è quello da trattamento e così via. Quindi è stato anche difficile riuscire a fare una standardizzazione anche di prodotti, perché ovviamente con questa gamma di prodotti capite che fare la manualistica, i progetti, i corsi, i test sono tutti diversi. Ci sono ovviamente domande con base comune che riguardano le sicurezze, riguardano magari la rampa del gas, cosa devo fare quando salta il pressore sotto il minimo o salta la valvola di blocco, eccetera eccetera, però dopo ogni forno e ogni tecnologia ha la sua, perché vi faccio un altro esempio: ci sono determinati forni che possono aver installato dei bruciatori ad aria fredda tradizionali, ad altri forni invece con tecnologie elevate, con bruciatori autorigenerativi o anche ad ossigeno, che è la best technology in questo momento. E quindi capite che oltre a saperlo usare, cambia la tipologia di funzionamento e anche la tipologia di sicurezza. Bellissimo, spettacolo. Quindi tu sei uno dei pochi che spiega, cioè quando tu parli di fare il corso alla manutenzione, sì, solo della tua parte o anche di quello che hai messo assieme alla tua parte, cioè i componenti? Per dirti, siccome i ventilatori vengono sempre dimenticati, no? Sì. Sono le macchine di serie B, tu gli dici che va fatta manutenzione ogni tanto, una volta all'anno? Ah, perché tu usi i suoi ventilatori? No. Adesso vediamo, forse perché sì. Tocchi questo tasto che mi piange il cuore. No, in realtà io sono obbligato, avendo venduto la macchina, a inserire nella mia tabella la lista manutenzione di tutti i componenti che ho installato. Quindi io guardo il tuo manuale e dico, guardo quello che c'è scritto nel tuo manuale o datasheet e devo riportarlo nella mia tabella per far sì che il cliente esegua la manutenzione periodica secondo quello che io gli ho prescritto. E noi consigliamo vivamente ai clienti di farsi un loro registro di manutenzione. Esatto. Noi alleghiamo la tabella con scritto quello che c'è da fare, con in parte la firma e il nome e la data della manutenzione che viene eseguita. Ovviamente questo deve essere replicato per i mesi che viene fatta la manutenzione. Diciamo, dipende anche in che filiera lavori, perché ci sono delle filiere dove è ovvio avere il registro manutenzione sempre aggiornato, no? Se c'è il certificato IATF ce l'hai per forza, il registro sempre aggiornato. Sì. Manutenzione, dipende anche in che filiera. Mai visto un cliente che ce l'abbia? No, no, ma nel nostro caso no. Quando serve lo si fa, metti tutte le date, certamente, a caso, le firme, sì, a volte si lavora anche la notte per accontentare i clienti a fare. Scusa, ma quando viene la multinazionale a fare l'audit esterno che controllino che tutto è in regola, cosa fanno? Le pulizie di primavera sistemano tutto? No, quello lì è quando io lavoro la notte che gli faccio i certificati, perché il giorno dopo viene l'audit e non ci sono accorti. O fanno finta di non accorgersi. Sì, quindi. Il bello sarebbe quello di utilizzare un software che solo
ovviamente il software lo può utilizzare le aziende che hanno servizio di manutenzione interno, che gli faccia un calendario delle manutenzioni e gli esca l'avvertimento: guarda che tra una settimana devi fare manutenzione alla struttura, devi controllare il presostato, devi controllare i pulsanti di emergenza, eccetera eccetera. Purtroppo siamo, da questo punto di vista qua, siamo ancora molto indietro in Italia. La domanda, con l'illusione, cioè col manutentore che cerca di svicolare le protezioni, come fate? Non arriva mai l'elettricista che dice al vostro: com'è che faccio a illudere quell'interblocco? Non capita mai. Che la guarda e dice: dai, dillo solo a me. Allora, dai, che è scomodo fare tutta quella procedura lì che avete pensato voi. Sì. Ho mica tutto quel tempo lì io. Non... Allora, diciamo che una volta succedeva spesso e cadavamo nel tranello. No. Adesso noi... siccome potevamo cadere nel tranello, io ho mandato una comunicazione ufficiale a tutti i miei dipendenti che venivano sanzionati penalmente se facevano missioni di sicurezza. Ok. Quindi quello non facciamo. Li hai sensibilizzati bene, diciamo così. Sì, sì, anche perché io, a me piace dormire tranquillo la notte, ho famiglia e quindi non voglio avere nessuno sulla coscienza, ma neanche se gli fosse tolto le unghie. Poi le tolgo io, però ecco. E dopo invece le cose fortunatamente sono cambiate per quel che riguarda il nostro settore. La direttiva macchine e la nuova normativa sul gas ci ha aiutato fortemente perché è diventata abbastanza chiara. E attualmente utilizziamo quasi sempre i PLC safety, okay. Modulo di sicurezza, PLC di sicurezza. Okay. La normativa ci ha imposto componentistica SIL 2 e PLC SIL 3, okay. E facendo così tutti i blocchi sono protetti, è impossibile eludere le sicurezze, o quantomeno è altamente improbabile. Quindi sono anche un'illusione, quindi sono anche le forchettine codificate che si riconoscono, cioè che il maschio e la femmina si riconoscono tra di loro. Sì, sì, noi utilizziamo, quindi siete contro la poligamia, che una forchetta vada in più buchi, no? Volete che si sposino e siano fedeli tra di loro? A casa mia è così. In casa di altri non so se c'è da giocare, vediamo. No, è importante organizzarsi, perché se il manutentore è un po' infedele, io quando vado nelle fabbriche chiedo sempre al manutentore di farmi vedere quello che è in tasca, no? È in tasca sempre le sue belle forchettine. Sì, allora... perché a lui piace viaggiare di qua e di là. Esatto, esatto. Un passaporto universale, no? Allora, diciamo che si può suddividere in due categorie. Ci sono le chiavettine che servono magari per delle portine di accesso e di sicurezza del forno, che quelle sono per questo momento non è ancora stato inventato niente di eccezionale per evitare. Invece per le aree di accesso abbiamo un sistema codificato che è impossibile copiare, se non che il passepartout, che è dedicato alla manutenzione. Ok, però quello ha avuto la formazione specifica. Esattamente, gli operatori hanno le chiavi di accesso, sono chiavi codificate che devi fare la prenotazione, prendere la chiave, estrarla, la puoi estrarre solo quando il sistema è fermo. Quindi estrai la chiave, la metti dentro nel cancellino, ti apre il cancellino, ok, e la macchina è bloccata. Tu finché non fai il processo contrario, l'impianto non parte. Quindi queste qua sono chiavi che costano tantissimo, però ti fanno dormire la notte. Noi preferiamo dormire la notte, sì. Ma alla fine fammi un esempio di che pezzi si fanno nei tuoi forni. Sì. Ci saranno dei bruciatori. Sì. Cosa bruciano? Allora, se parliamo per esempio del settore dell'alluminio, sono forni per la fusione e il riscaldo, diciamo, di scarti o lingotti di alluminio, okay. Che normalmente, soprattutto nell'ultimo periodo, vengono utilizzati per la pressofusione, okay. E non solo, anche per fare profili, però ultimamente... Quindi la temperatura si arriva a 600 gradi? No. Molto di più, no. L'alluminio non lo so. Inizia a ramollirsi intorno ai 500
95-600 gradi inizia a molirsi. Infatti la temperatura di omogenizzazione di una lega base è ai 595 per 6 ore. Da 600 gradi in su inizia a molirsi, però la temperatura di fusione per fare le colate è tra i 700 e i 730. Dopo dipende dalla lega, parliamo magari di leghe per l'automotive, siamo intorno a quelle temperature lì. Andare molto, molto sopra non va bene metallurgicamente, qui dopo entriamo dentro del processo che diamo assistenza ai clienti, nel processo per l'alluminio, però un altro paio di maniche. La temperatura invece nella camera va dagli 800 ai 1000 gradi. Bello. Quindi, esatto. Quindi poi per quanto riguarda portare la temperatura dell'alluminio, cioè l'alluminio a quella temperatura, ci sono varie tecnologie, ci sono forni elettrici e forni a gas, per ovvie ragioni in quasi tutta Europa, anzi in quasi tutto il mondo, tranne alcune nazioni, si fa tutto a combustione, quindi gas, fuel oil, LPG, GPL, scusate, eccetera. Cioè, il PG era più figo, dai. Era più comprensibile. Sì, abbiamo questo problema. Anche diesel, ovviamente. In Europa bandito. Gas, LPG. Sono gli ambientalisti, lo sai. Sì, ci sono tanti paesi che c'è ancora il diesel e anche il fuel oil. Ma quindi tu, per funzionare il forno, devi avere... Tipo avrai dell'acqua di raffreddamento, avrai dell'inertizzante, cioè avrai del qualcosa che deve garantire a livello di sicurezza per far funzionare il forno, delle alimentazioni oltre all'energia elettrica? Allora, in generale, nelle varie tipologie di forni che facciamo, oltre all'energia elettrica abbiamo ovviamente il gas metano, sì. E nei forni di trattamento in atmosfera controllata, sì. Per esempio per fare dei tubi, qua siamo nel mondo dell'acciaio, sì. Per fare i tubi bianchi, okay. Abbiamo delle miscele normalmente denominate endogas, miscele di azoto e anche idrogeno. Ok. Quindi sono a volte altamente esplosive perché in funzione della percentuale di idrogeno. Quindi l'azoto dovrà essere garantito. Azoto garantito, idrogeno ovviamente garantito. Con una certa percentuale che va dai 4 al 20%. Entra già la miscela con la percentuale corretta o sì. Ci sono due ingressi, azoto e idrogeno? No, entra la miscela corretta. Quindi viene miscelato da una parte fuori dal forno? Sì, ci sono due macchine in funzione della quantità, uno ha il serbatoio o l'autoproduttore, e ci sono queste macchine, chiamiamole dosatore di gas, vengono miscelati e vengono iniettati nel forno, e nel forno ci sono degli analizzatori che capiscono la percentuale di ossigeno che c'è in camera. Però non è costante, o meglio, si butta dentro, si riempie la camera, si fa andare in temperatura e poi rimane più o meno con l'atmosfera lì finché si fa il trattamento, no? Non si continua a buttare dentro azoto e idrogeno? No, si continua a buttare dentro azoto e idrogeno perché ovviamente questi vengono assorbiti dal nastro o dal tubo, sì, perché è un forno in trattamento in continuo, sì. E queste miscele qua innanzitutto vanno in camera, ovviamente in camere possibilmente stagne. E i bruciatori sono il tubo radiante, questo vuol dire che non vanno a contatto con l'atmosfera, non c'è fiamma dentro, quindi il bruciatore in tubo radiante, il nastro o il tubo che passa, che assorbe calore, assorbe anche l'atmosfera, ed è il motivo per cui poi diventa bianco, trattato, sì. Okay. E di conseguenza l'iniezione è sempre costante in modulazione per rispettare la portata e l'ossigeno che mi serve in camera. E se bisogna pulire il forno? Cioè, se bisogna entrare, bisogna pulirlo, fare qualche controllo dentro il forno? Il meno possibile, ovviamente. Sono d'accordo, bisogna entrare anche quando sarà freddo, immagino. Sì. Ma le persone che entrano in un luogo confinato, piccolino, è un forno grande come una casa? Com'è la dimensione? Quando devono entrare dentro? Devono avere dei respiratori? Hanno dei rilevatori di ossigeno se riescono a respirare? Com'è che ci si comporta per pulire il forno? Così, in generale. Oppure penso al caso specifico e poi... Allora, se...
purtroppo facendo vari tipi di forno ci sono varie tipologie. No, se prendiamo un forno d'alluminio, quando devi rifarlo ci sono delle prescrizioni dell'ASL da dare alla ditta che rifà il forno, perché normalmente si rifà il refrattario, sì, o la fibra, ci sono delle prescrizioni che ti dicono come dover rifare il forno, quindi ovviamente il forno deve essere freddo, però voglio vedere l'operatore che voglia entrare al forno caldo, non l'ho ancora trovato, però una volta al forno freddo ci sono le mascherine e poi ci sono dei ventilatori che devono essere inseriti, mm-hmm, per mantenere sia spingere l'aria che aspirare, push pull, esatto. Ma cosa vuol dire inseriti? Che li metto dentro, che sono già dentro? Normalmente i ventilatori sono fuori, ma spingono l'aria e la aspirano con delle tubazioni. Ok. La prescrizione è ancora più severa quando abbiamo a che fare con la fibra, quella tanta non ecologica ed ecologica. Ok, cioè? Perché mi puoi non deve essere respirata l'operatore. Perché è respirata, perché è considerata quasi al pari dell'amianto, se non di più, no? Perché è friabile. Ok, quindi te la respini e rimane dentro. E rimane dentro. Okay. Ecco, lì ci sono delle prescrizioni molto più alte, lì ci sono aziende specializzate che fanno questo tipo di lavoro, non si può essere certificato, no, neanche noi lo facciamo, noi chiamiamo aziende esterne certificate proprio per fare questa tipologia di lavoro. Quindi non è una cosa che si fa spesso, è una cosa che si fa ogni tot tempo, giusto? Dipende dalla lavorazione. Dipende anche da quello che combinano gli operatori, perché può darsi, può succedere anche qualsiasi cosa e la... come si dice, si rompe, si rovina, dipende anche da come è fatto il forno, ovviamente, ma anche come lo conduce il cliente. Capita anche uno cambia la destinazione d'uso del forno, cioè tu l'hai venduto per lavorare il prodotto A, lui si sveglia un mattino e inizia a fare una cosa diversa, ti capita mai? Oppure che aumenta la potenza dei bruciatori, aumenta la velocità, aumenta la temperatura. Non fanno mai. Oppure aumenta la capacità, non lo so. Cambiano il ventilatore dell'aria. Ma mi sembra che succeda sempre. E quindi? No, il caso, abbiamo un paio di casi. Per esempio nell'alluminio, è fare forni per la pressofusione, dove ovviamente questa tipologia di forno, che è un forno a torre, può essere solo caricato materiale pulito. Sì. Glielo scrivi nel manuale, glielo scrivi anche nell'ordine e loro immancabilmente trovi là che caricano materiale sporco. Materiale sporco cosa vuol dire? Il forno non è fatto per bruciare tutti gli inquinanti generati dalla carica del materiale sporco. Di conseguenza in atmosfera ti trovi tutti questi inquinanti. Che non avevate pensato voi. Voi non sapevate quando avete progettato che ci sarebbero stati. Noi lo sapevamo e è stato scritto, guarda che il forno è progettato per fare questo, questo e questo, dopo immancabilmente te lo trovi là. Dopo arriva l'ARPA o l'ASL di turno e ti viene a contestare il forno e la solita ti ritira col cliente, ma guarda che io ti avevo avvisato e dopo i soliti casini. E questo è il tipico problema. L'altro, quello... diciamo più bello è quello che tu progetti un forno diciamo di 100 tonnellate, ovviamente i progettisti cercano di stare leggermente larghi, scrivi più o meno 10-20% perché è giusto così e loro ti trovi il tuo forno andare a 150 tonnellate. Come mai? Come mai? Dici che lo fanno per guadagnare di sì. Più? Ma il caso più bello che mi è successo è che dovrebbe essere meglio ottimizzato se va a 150, no? Sì, cioè brucia meglio, brucia tutto. Il problema è che magari da 150 aggiungono un bruciatore da qualche parte. Sì, c'è. Oppure metto più materiale dentro, riempio di materiale il forno perché così ne fanno più in fretta. Sì, ma il problema più grosso è che vanno a modificare le mie apparecchiature. No. Perché? Per poter far andare oltre i dati di targa i bruciatori bisogna allargare i diaframmi e allargare i diaframmi deve avere consenso al costruttore.
E io mi trovo in certi... Aspetta, spieghiamo al video chi ci segue cos'è un diaframma, allargare il diaframma, cosa vuol dire? Allora, io, tutti i costruttori e bruciatori limitano la portata del bruciatore al dato di taglia inserendo dentro un disco che non fa passare più del gas che tu. È come la, è un limitatore. È come la marmitta, il motorino che si strozzava. Esatto. E poi tutti toglievano lo strozzo per andare più veloce. Esatto. Esatto. Allora i clienti cosa fanno a volte? Sapendo questa cosa dicono, ah vabbè, invece che 100 metri cubi basta che allargo il foro, va lì, trappano colonna, zam, io ci metto un giorno a fare un calcolo del diaframma con lo smusso a 45 gradi, loro prendono questo ma disco, smusso, sei troppo pignolo, fallo bello dritto, trappano colonna, allarghiamo. Quanto deve essere? 80? Sì, dai, 85 mi passa di più, va bene. Quindi lo fanno a occhio. Sì. Il calcolo non c'è. Non chiamano un ingegnere per fare un calcolino, un softwareino, così, niente così. No, ma è un buco, dai. No, la tristezza è che non ti avvertono neanche, perché se ti avvertissero potresti anche consigliarli e dirgli guarda che questi limiti eventualmente puoi arrivare a tot, no, eccetera. Perché poi tu gli chiedi un sacco di soldi se guarda che costruttore... non sempre, perché a volte quando un cliente è fidato fai le cose perché ormai è sposato una causa, è diventato un partner, non è più un cliente. Quindi il costruttore non è sempre attaccato ai soldi, non chiede sempre soldi ogni volta che dice una domanda. Sai che mi raccontano sempre, ma guarda, io ho chiamato il costruttore per chiedere il manuale, ma quello mi chiede soldi. Ma noi siamo costruttori, siamo mica consulenti. No. Non è che noi c'è lo Stato che lavora grazie, c'è, non è pensato male. C'è lo Stato malissimo. Mi trattano male, ragazzi. Tornando a noi, quindi no, più che altro è per tutelarci tutti e due, perché alla fine dopo... quando vai succede qualcosa, come e fai a capire che un diaframma è modificato, che è all'interno di un forno dove devi svitare magari 7 o 8 viti a brugola? Capito? Molto spesso quello che fanno, ad esempio, poi per compensare questo aumento di portata del gas è che vanno a cambiare, ad esempio, le puleggie sul ventilatore, se la cinghia o mettono in inverter, lo fanno andare più veloce, sì, per dare più aria, no? Senza chiamare il costruttore e chiedere ma può andare con i nuovi giri più veloce? Esatto, neanche guardando la tabella o la curva della portata. Parte una palla da qualche parte. Sì, anche quello capita. Sì. Poi dopo ti trovi che nessuno sa più niente di quei dati. Chiamano uno a caso, tipo quello della pompa dell'acqua, e dice, ma mai questo forno non va, prova a trovare una soluzione. Sì, succede anche quello, infatti dopo... Tu arrivi lì e dici ma qua brucia male il forno, c'è qualcosa che non quadra, tu guardi il rapporto che appunto dovrebbe essere circa 10, tu vedi 7, 6 e dici ma cos'è che hai fatto? Niente, come mi hai dato tu? Esatto, e tu ci perdi magari 3-4 giorni a capire, a risalire a tutti i calcoli. Perché non hai le informazioni giuste, cosa che se lui ti dicesse subito la verità arriveresti subito al dunque, sarebbe ottimo anche per lui, perché dici tu hai un problema, dimmi la verità che te lo risolviamo subito, non è che invece perdi 3-4 giorni per dopo guardarlo male e dirgli sei un piccio, perché saresti già in produzione senza problemi. Ma... quando fermi un forno costerà un po', allora non sarebbe nessuno che il forno sta fermo per un po' perché quando si ferma sì. No, non è una cosa che accendi così giusto perché voglio di accendere, ci sarà un costo orario del forno, no? Sicuramente, soprattutto sì. Di fermata sì, anche diciamo che comunque ci sono due fermate tipiche che sono quelle di agosto e quelle di Natale dove l'Italia si ferma, quindi si fermano anche loro. Si fermano anche i forni hanno bisogno della loro curva di riscaldo perché il refrattario deve tornare in temperatura secondo un gradiente stabilito da quello che ha venduto il refrattario e quindi che normalmente si gira tra i 4 e i 7 giorni che non è l'essiccazione, è il ritorno in produzione, essiccazione un po' più lunga e quindi questi tempi sono significativi e sono un po' riduttivi per fare tutta la manutenzione perché se tu sai che lasciamo stare agosto che abbiamo più tempo
A Natale sei fermo due settimane, sai già che 4-5 te li porta via la risalita in temperatura, e hai 4-5 giorni in meno. Hai 4-5 giorni in meno per fare manutenzione. Quindi è una cosa che fa programma. Ma poi soprattutto se c'è qualcosa che durante l'anno, che durante l'anno, durante una cavolata, trovi con, perché poi c'è anche il tempo di raffreddare, cioè se devi intervenire dentro il forno devi farlo raffreddare, devi farlo raffreddare, saranno 4 giorni, saranno 3-4 giorni. Sì, se c'è il refrattario sono altri 3-4 giorni, se c'è la fibra invece è la cosa più veloce, perché puoi inserire l'aria, cioè, velocemente. Il raffreddamento rapido di un forno con raffrattario è altamente sconsigliato, perché riduce la vita del raffrattario stesso. Ah, ok, quindi poi bisogna rifare il raffreddare. Sì.